Presidente Pingaro, partiamo dal restyling della sede di Serino, che si è rifatto il volto. Sì, un'ulteriore testimonianza della nostra voglia di investire in quest'area, di trasformare questa struttura e renderla più moderna, più dinamica, più aperta, più sostenibile anche, perché abbiamo installato sul tetto un impianto fotovoltaico importante, abbiamo due colonnine di ricarica per veicoli elettrici gratuite per i nostri clienti e quindi siamo convinti che questo possa essere un ulteriore tassello nel nostro programma di investimento nell'area alpina, che ha visto negli ultimi anni aprire la filiale di Avellino, fare un importante ampliamento sulla filiale di Atripalda, aprire la filiale di Montella, insomma un lavoro di sviluppo importante che testimonia la nostra grande voglia di essere presenti, di essere sempre più vicini alla clientela anche e soprattutto nella provincia di Avellino. Oggi qui rifare i luoghi, riarredarli, rifare gli impianti, era inevitabile investire anche per autoprodursi l'energia elettrica che consumiamo anche a Serino. Noi come BCC Capaccio Pestum Messerino siamo molto ben radicati sul territorio. Adesso da qualche anno, come tutti già sanno, con le indicazioni della BCE, ormai parliamo di gruppo, non parliamo più di una banca singola, anche perché facciamo parte di gruppo, però comunque siamo banca del territorio, banca di vigilanza, banca di paese. Abbiamo una marcia in più perché siamo a contatto diretto con gli operatori, il personale, tutto. È del luogo, quindi conosce le realtà imprenditoriali, le realtà industriali, le realtà commerciali che vanno in banca per avere un supporto bancario di liquidità per far crescere la propria attività. Oggi, come tutte le attività e come tutte le istituzioni, soprattutto come tutte le attività appunto, hanno necessità nel tempo di rifarsi il look. Siamo una banca aperta, il nostro attuale look, la nostra predisposizione da un punto di vista tecnico è proprio dare più che l'opportunità, far capire all'utente che la banca è un'attività come tutte quante le altre, però è un'attività che cerca di essere vicino alle esigenze in tempo reale. Ormai parliamo di banca aperta anche da un punto di vista tecnologico e soprattutto di rapporto diretto con il pubblico, con la clientela e il nostro personale. Pensiamo con la nostra direzione generale, noi come consiglio di amministrazione che diamo gli indirizzi politici e indirizzi di sviluppo, sicuramente la nostra struttura tecnica con a capo il direttore generale Manzi, il vice direttore Armando Sparano e il dottore Marino, sicuramente queste tre figure messe insieme riteniamo che siano persone valide e possono sicuramente far crescere ulteriormente la nostra banca, il nostro territorio e dare possibilità alle nuove generazioni di avere un supporto bancario che è sempre necessario per qualsiasi tipo di attività, per la crescita del territorio e l'occupazione. Anche la sede di Serino ha avuto un restyling della disposizione degli uffici all'interno del punto di ricezione dei clienti e in più, cosa importante, abbiamo fatto un impianto fotovoltaico sul tetto della sede, anche perché puntiamo sempre di più ai fattori ambientali e quindi ecosostenibile, quindi cerchiamo di essere una banca sostenibile anche con il green, quindi con il fotovoltaico di autoconsumo per quanto riguarda l'energia. Direttore Manzi, oggi alla sede di Serino, con questo restyling, investimento, la filiale, ma un po' tutta la banca diventa più sostenibile, ma come diceva il Presidente anche più competitiva. Sì, questo è il nostro obiettivo, è un percorso che abbiamo avviato già da qualche anno, perché un po' tutte le nostre filiali, soprattutto in area irpina, sono state completamente riviste dal punto di vista del appunto, modello proprio che stiamo adottando, quindi sono dei segnali che si rivolgono alla nostra clientela per far capire che siamo una banca trasparente, una banca che vuole continuare ad essere vicina e soprattutto a proporre un'offerta in linea con quelli che sono oggi
le necessità dei nostri territori e quindi anche in materia di finanza sostenibile, di fattori ESG, cerchiamo di preparare le imprese ma anche le famiglie ad affrontare le necessità finanziarie ma anche di investimento con una banca locale che si dimostra e si vuole sempre di più dimostrare sensibile e vicina. E noi abbiamo colto l'occasione ovviamente dell'intervento importante e straordinario che abbiamo fatto su questa sede, questa filiale che è completamente nuova, per poi svolgere degli approfondimenti con esponenti della nostra capogruppo ICREA per parlare di finanza sostenibile, di prodotti ESG, di finanziamenti green loans come si chiamano adesso, e per appunto spiegare un po' come affrontare anche le nuove tematiche. C'è necessità di un cambio di passo, c'è necessità di affrontare una cultura e stili di vita diversi, e le nostre banche, sicuramente le banche di credito cooperativo, la BCC di Capaccio Pesto Messerino, può svolgere un ruolo importante. Lo abbiamo fatto sinora, vogliamo continuare a farlo con impegno sempre crescente. Cosa abbiamo fatto per Serino? Serino è una banca che nasce da lontano, banca del territorio, banca molto radicata, ma sicuramente vetusta in quello che era la logica di gestione della nuova tecnologia. Per cui abbiamo innanzitutto ridato luce a questa banca, è diventata molto più luminosa senza fare grossissimi investimenti, perché poi alla fine abbiamo fatto un restyling, richiamando i colori del gruppo BCC. Complessivamente l'intervento ha previsto tre interventi: la realizzazione dell'impianto fotovoltaico per l'autosostentamento, quindi con una potenza tale da garantire l'autosostentamento rispetto al consumo della struttura, un intervento di restyling interno del piano cassa dove ci troviamo adesso in questo momento, e poi un intervento di manutenzione più che altro, che riguardava la scalinata esterna che aveva i suoi tempi e quindi c'erano problemi di utilizzazione, infatti era transennata e l'abbiamo rifatta completamente da capo. Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, abbiamo un impianto di circa 34 kW ed è montato sull'intera copertura. Abbiamo scelto questa tipologia perché abbiamo già una copertura che ha un colore molto simile a quello dei pannelli e quindi praticamente non abbiamo un grosso impatto anche dal punto di vista visivo dell'impianto che abbiamo fatto. È di ultima generazione, è previsto lo scambio sul posto ed è previsto anche due postazioni per ricarica di auto elettriche, quindi due wall box che vengono utilizzati per servizio alla clientela e servizio anche a chi usufruisce, i dipendenti, che ormai nel campo si va sempre nell'uso e utilizzo di auto elettriche. Questa è una sede rinnovata di una banca di territorio che ha investito già in questo senso con degli interventi nel risparmio energetico con l'installazione di impianto fotovoltaico. Oggi nell'incontro che farò in questa occasione parlerò anche di questa tematica molto importante, in cui il gruppo mette a disposizione delle banche, quindi dei clienti delle banche, strumenti in grado di identificare il loro posizionamento attuale in termini di ESG, quindi sui fattori ESG, e di comprendere attraverso degli strumenti che gli diamo a disposizione il percorso che potrebbero fare per migliorare i loro elementi, i loro fattori ESG, quindi guardando all'ambiente, guardando agli aspetti sociali, guardando alla governance delle imprese.